dei disciplini, la libertà di parola, quella di culto, l'habeas corpus, lo Stato di diritto, la separazione dei poteri, la democrazia, il costituzionalismo, la forma dello Stato moderno, la laicità, ma anche, per via di sviluppo critico, i diritti sociali, il movimento operaio, il socialismo, il suffragio universale, le pari opportunità, hanno la loro matrice storica in una lotta contro i privilegi dell'aristocrazia e del clero del XVIII secolo, e seppure hanno intrecciato il loro sviluppo con la cultura cristiana, si sono affermati indipendentemente da essa e ancora una volta spesso contro la Chiesa e il potere temporale dei padri. Il crocifisso è senz'altro un simbolo insieme religioso e culturale. In quanto religioso esso non può, a mio avviso, in uno stato laico campeggiare in luoghi pubblici non adibiti al culto. In quanto simbolo culturale esso va rispettato come una componente importante della nostra civiltà, ma non come l'unica. Se qualcuno vuole sostenerne in quanto tale l'esposizione in luoghi pubblici, dovrebbe spiegare perché non affiancarlo a un busto di Omero, a una rivoluzione del Campchiale o a una boccata della rivoluzione francese. Un'ultima cosa. Molti troveranno in questo intervento imprecisioni, approssimazioni e semplificazioni. Sono dovute certo alla sede, alla situazione, ma al tempo, ma anche alla modesta cultura di chi parla. Altre voci, più dotte, più prestigiose, dovrebbero levarsi. Dove sono? Possibile che nessuno veda il paradosso dell'affermare le radici giudaico-cristiane nella Costituzione dell'Europa, e cioè nella forma erede delle carte costituzionali dell'Illuminismo, per un'entità che porta un nome mitologico greco, scrivendo in alfabeto latino su pagine numerate in cifre arabe. Grazie.